Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Lo scrive Corriere.it, meno di due multe al mese ai padroni che non raccolgono i bisogni dei propri animali. Quella contro le cacche dei cani abbandonate per strada pare una missione impossibile. Il senso civico dei milanesi, confido al seguito, secondo gli esperti è cresciuto, ma anche la popolazione canina è in aumento e il saldo è comunque sfavorevole. Dal centro alla periferia continuano ad arrivare segnalazioni di escrementi lasciati sui marciapiedi da proprietari maleducati. E in quanto deiezioni canine, secondo lei a Voghera, come siamo messi? Siamo nelle medie, per cui ce ne sono tante, che se ce ne fossero meno sarebbe meglio. Fra l'altro anche in posti improbabili, tipo davanti a negozi e cose del genere. Secondo lei a cosa è dovuto tutto questo? L'incuria della poca civiltà dei proprietari, logicamente. Male, perché ci sono troppi padroni che non fanno, diciamo, il loro lavoro, il rispetto, diciamo, dell'ambiente. Quindi la responsabilità di chi è? Del padrone. Bisogna curare bene i loro animali se li vogliono tenere, e se no non si prendono, diciamo, tutta questa responsabilità di fare queste cose qui, diciamo. Sai chi sono? Sono quelle signore con le pellicce che lasciano gli escrementi per terra. Ha capito? È perché li vedo io, perché sono quelli lì che si sentono più signori. Quelli che si sentono più signori sono quelli che lasciano gli escrementi. Guarda, io gli faccio vedere cosa c'ho in borsa. Il signore ha un cane, specifichiamo, qui con lui. Guardi, carta. Sacchettino, la carta. La pallina per farlo giocare. L'acqua. L'acqua per bere. E i fazzolettini che quando fa la cacca gli pulisco il sederino. Ha capito? Boh. È un padrone modello. Bravo. Ora lei vada a cercare quei signori che gli ho detto io, tutte quelle che sono quelle signore che si destreggiano. Sono quelli che non raccolgono la cacca. Ecco, capito? Perché li vedo io. C'è da fargli le foto. O sono quelli lì che hanno i cani grossi, che fanno 2 chili di cacca e non la raccolgono. Se lei fosse nell'amministrazione comunale cosa farebbe? Ma no, guardi, io non voglio, perché pontificare è facile, però insomma comunque la storia è questa, poi guardi, i rimedi non spetta a me, insomma, ecco, io prendo atto in fondo e basta, ecco. Secondo me nessuno, perché dipende dal proprietario, il rispetto sia dell'ambiente che del paese in cui vive, eccetera, tutte queste cose. Il comune non serve poco a niente, anche se il comune applica delle leggi o delle regole da rispettare, non credo che li rispetterebbe tutti, diciamo, non sono abbastanza, diciamo, nessuno li rispetta, come tutte le altre regole, diciamo. Dipende tutto dal padrone dell'animale, ecco, diciamo. Cavolo, se prenderei dei provvedimenti, certo prenderei dei provvedimenti, farei delle multe. Farei delle belle multe, chi è che non la raccoglie? Boh, io posso capire, cioè, anche se può essere anche una cosa un po' strana, un cagnolino di 2-3 kg che ne fa 10 grammi, neanche la vede. Ma questi signori che hanno i cani grossi, che ne fanno 2 kg, quelli devono raccoglierla. Ecco, basta. Tutto.